che poi tocca il mito, insomma, io ho la preoccupazione di tutta questa narrazione mitica, la Dan Brown, dove Maria di Magdala diventa la sposa di Cristo, fugge in Francia, la stirpe dei Carolingi, il Santo Graal. Ci sono due modi di rimuovere la presenza delle donne nella Chiesa. Uno è con il silenzio, tacendo, dimenticando della presenza delle donne nella Bibbia. E allora la fatica di restituire nomi, volti, storie è questo. Un altro è trasformare la presenza femminile in mito. La Maria di Magdala, apostola, di Gesù, diventa moglie, di stirpe regale, che dà vita al rampollo della casa regale, e la memoria diventa mito. Non ha più questo ruolo scandaloso di apostola, di colei che è chiamata ad annunciare agli apostoli la risurrezione. E Maria di Betania è un personaggio importante perché Gesù aveva delle amiche donne, questo ci stupisce, soprattutto in Giovanni, nei momenti in cui aveva bisogno di ritrovarsi, si rifugiava in casa di queste due sorelle, Maria e Marta, che avevano un fratello che è in secondo piano, qualcuno dice perché era malato, poi c'è la storia di Lazzaro, due donne, due amiche a cui voleva molto bene. Due amiche che gli smuovono sentimenti profondi quando gli dicono: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E allora queste due amiche che vengono addirittura, Maria di Betania è colei che viene additata da Gesù per spiegare che cosa vuol dire amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutto il tuo intelletto. Vi ricordate? Quell'uomo che va da Gesù per chiedergli qual è il comandamento più importante e poi risponde con questa sintesi squisitamente biblica: ama Dio con tutto il tuo cuore, ama il prossimo tuo come te stesso. E poi chi è il mio prossimo? Entra in campo il samaritano che scende da Gerico. E l'altra parte della risposta, cosa vuol dire amare Dio con tutto il mio cuore? Gesù la gioca attraverso questo additare a Maria di Magdala, una discepola che si siede ai suoi piedi e sa cogliere quello che è importante. E la donna, che la peccatrice, non sappiamo nulla di lei, sappiamo soltanto che dobbiamo eliminare il nostro sguardo, non fissarla, perché Gesù non le ha risparmiato questi sguardi che giudicano. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, donna, dove sono coloro che ti condannano? Non c'è nessuno, nessuno, Signore, vai a non peccare più. Un personaggio che come una meteora entra ed è protagonista di questa parola di misericordia di Gesù e scompare dalla scena. Un personaggio straziante, ma che non ha niente a che vedere con la Maria di Magdala e né tantomeno con la Maria di Betania. Allora, è chiaro che qui le sovrapposizioni non sono soltanto legate ai narratori biblici, qualcuna c'è effettivamente, più con Maria di Betania e la donna che ha molto amato, ma sono legati alla storia della tradizione. Questi personaggi che, insomma, la scrittura, diciamocelo anche, è un'opera d'arte. I personaggi a volte vivono fuori dal testo biblico e cambiano. E nel caso di Maria di Magdala, il personaggio uscito dal testo biblico diventa la peccatrice perdonata e l'amante di Gesù, o quant'altro, insomma. Mentre tu stavi parlando dei due comandamenti, chiamiamoli così, e dell'immagine del Samaritano e quella di Marta e Maria, mi è venuto da pensare che in quel capitolo 10 di Luca, strutturalmente, i due riferimenti, amore a Dio e amore al prossimo, hanno poi come elemento subito successivo, dall'amore al prossimo al samaritano, dall'amore a Dio al rapporto Marta e Maria, secondo una situazione che supera il meccanismo normale che è stato volte, più volte proposto della vita attiva e della vita contemplativa. Quindi questo cosa significa? Che la cornice esterna è fatta dai riferimenti all'amore a Dio, ma il cuore del discorso è fatto di riferimenti all'amore al prossimo. D'altra parte, nella retorica antica, l'elemento più importante è il primo e l'ultimo.
Quindi potremmo dire che c'è anche da questo punto di vista strutturale, senza ricamare troppo sui testi, questa assoluta corrispondenza da Dio al prossimo, dal prossimo a Dio. D'altra parte, per citare un testo biblico più volte considerato, se noi leggiamo il capitolo 4 della prima lettera di Giovanni, il testo dice in modo inequivocabile, io non mi stanco di continuare a ripeterlo, come fai a dire che ami Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? E credo che questo sia poi il dato di riferimento su cui possiamo variamente incontrarci. Bene, allora andiamo a concludere questa nostra serata ringraziando tutti per la presenza, per la partecipazione, per l'affetto, ringraziando Lidia che è stata tra noi, ringraziando ancora una volta Spazio Aperto che ci ha ospitato e rinviando tutti i presenti alle prossime iniziative, non solo per quel che riguarda il corso biblico che oggi è cominciato qui e continuerà nelle prossime settimane, ma anche ricordando per la Svizzera italiana due appuntamenti in particolare. Da un lato, a Lugano, il ciclo di conferenze della Biblioteca Salita dei Frati inizierà l'11 di ottobre, se non erro. Il tema di quest'anno è le parabole bibliche. La prima conferenza sarà di Rinaldo Fabris, grande biblista molto noto a livello internazionale. E il secondo ciclo che ricordo, che inizierà praticamente il mercoledì successivo, il 13 di ottobre a Balerna, sarà un ciclo di letture giovannee guidate da Don Mauro Orsatti, una figura, un professore di Nuovo Testamento alla Facoltà di Teologia di Lugano, che tutti conoscono. Tante altre iniziative ci sono, cercheremo di raccogliere con il sito dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana e in tutte le altre realtà possibili, perché se noi confrontiamo quel che c'era 20 anni fa nel Ticino e nella Svizzera Italiana in termini di lettura biblica e quello che c'è oggi, proprio non c'è confronto dal punto di vista della ricchezza dei riferimenti. E volevo concludere leggendo un ultimo passaggio di quest'ultimo libro, che è il secondo libro dei due che Lidia ci ha offerto. Eccoci dunque al termine del lungo percorso in cui la scrittura, per introdurre il lettore nel mondo di Dio, non ha temuto di dare voce a figure femminili. Nell'evocare le storie di queste donne, abbiamo tentato di portare in salvo su ali d'aquila le figlie di Sion partorite dalla gloriosa madre Israele. Nel deserto delle nostre vite, queste donne continuano a nutrirci di senso attraverso le loro intense e combattute vicende. Togliere dall'oblio queste storie di donne partorite da Israele è come strapparle dalle fauci del dragone. In ogni epoca, diceva Benjamin, bisogna cercare di strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di sopraffarla. La nostra generazione è chiamata a recuperare la ricca memoria delle donne della Bibbia, a dare voce a quella genealogia al femminile che i contesti patriarcali tendono a mettere sotto silenzio. Cerchiamo di dar voce, dal nostro punto di vista, anche a questo. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie.